Cioè, in verità io vorrei tanto venire cioè mi piacerebbe proprio venire a teatro con te, ecco. Cioè, a teatro, anche al cinema, eh. Sì, un cinemino, un film, un film, ma sì, ma anche un trailer, va bene anche un trailer. Poi magari dopo un ristorante, c'è anche un bar, un kebab. No, no, uno si fa a metà, no, te. Ma non attacca, eh. Cioè, no, no, la meteoropatia, il kebab, c'ha la carta. E Claudio in quegli anni spostava tutto. Ora immaginate i tonton dell'epoca. Te scrivevi Madrid sul tonton e magari arrivavi in Giamaica. Che dico, male non fa. Ma magari scrivevi Giamaica e arrivavi nel Leicester. Sì, nel Leicester. Lì. Chi ci stai? Stai nel Leicester. Cioè, nel Leicester. Ti arrivavi in... Ma questa è un'altra storia, ve la racconto un'altra volta. Ebbene, le leggende sul conto di Claudio il Grande non avevano più limiti. Poi, lentamente, una luce alla volta e la ribalta venne meno. E Claudio il Grande prima divenne Claudio il Maghetto, poi Claudino, poi quello che disse che l'Italia vinceva i mondiali nell'82, ma lo disse nel 94. Che vi devo dire? Io ogni anno ritorno sempre in città a trovare i miei genitori e ogni anno ci diamo sempre appuntamento, ma per un motivo o per un altro, ma che ne so, sarà il destino, sarà il fato, non riusciamo mai a rincontrarci. Ma questa volta sarà diverso. Mezzogiorno in punto, piazza del campanile della vecchia chiesa, vicino alla fioraia che fuma 300 sigarette al giorno. E lui, per farsi riconoscere, avrà un ombrello aperto in una giornata bella come questa.